Avanti, 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 Dio mio! Troverò i colpevoli. Li porterò a casa Sean. È una promessa. Scarafaggi giganti. Ma che...
Sequenza ciclica della porta del Vault attivata. Si prega di allontanarsi. Ritorno in superficie e grazie per aver scelto Vault-Tec. Granacci? Oh, è davvero lei? Codsworth, sei ancora qui? Quindi potrebbero essere sopravvissute altre persone? Beh, certo che sono ancora qui. Non avrà pensato che qualche radiazione potesse fermare l'orgoglio della General Atomics International? Ma lei ha un aspetto terribile. Meglio che sua moglie non la veda in questo stato. A proposito, dov'è la signora? In un posto migliore. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Oh, è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi, o magari la charada. Sean adora quel gioco. Il piccolo è con lei. Sean è stato rapito. Ma lo troverò. Riavrò indietro mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. Non importa quanto tempo è passato. Mi sento bene. In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamato. Cosa? Del cibo? Sì, certo, mi serve un minuto per pensare. In tal caso torno subito.
Ci siamo. Eccola qua, signore. Ora stavo pensando, se qualcosa non va, forse i suoi cari si stanno nascondendo dalla minaccia rossa. Codsworth, amico mio, dubito che i comunisti siano più un problema. Ho un'idea. Cerchiamo insieme nel quartiere. Dopotutto la signora e il piccolo Sean sono anche la mia famiglia. Codsworth, sicuro di essere a posto? Io... Oh, signore, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare, nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla! E non le dico la futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina! Come si può lucidare la ruggine? Resta con me, amico. Concentrati. Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh, è accaduto tutto. Grazie, Codsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potrei... D'accordo. Fammi strada. Lieto di servirla, signore. Divertente! Prendi questo! Soltanto un grafo! A posto! Non provo dolore, sai! Qui non c'è niente, a parte qualche mosca. Aspetti, i miei sensori rilevano del movimento in un'altra casa. Mi segua. Magnifico! E scontro sia! Ehi, Codsworth. Grazie. Non può. C'è ancora qualcuno? Sì, anche se io resterò via di... I
difendere il fronte interno. Ehi, bello! Che ci fai qua fuori tutto da solo? Vuoi venire con me, bello? Ok, allora, vieni con me.
è bloccata. Si chiama paura. Ehi! Quassù, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore! Cazzo è stato? Tenete gli occhi aperti. Deve aver usato uno Stealth Boy.
Grazie. Unitevi! Non credo di poter... la forzare. Fermiamo l'occupazione inglese. Tornatevene in Inghilterra. Riprendetevi il vostro tè. Fantastico. Siamo a Londra questa sera. Ecco che ragazzi. Svegliatevi uomini del Middlesex. Arriva l'esercito del re. Ripeto, andiamocene. Non ha alcun senso restare qui a far... Eh? Sto venendo lì e vi spoglierò tutti quanti. Ehi. Non c'è niente. Che ne pensi? Non saprei. Preoccupi per niente. Sì, probabilmente hai ragione. Devo smetterla con il jet, immagino. Basta che non inizia. Farneticare. Che cazzo è stato? Ucciso! Forza! Dentro! Qui dentro! Diamine, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Felice di aiutare. Beh, se questo è vero, ci farebbe comodo un po' di buona volontà. Come puoi vedere, forse... siamo in un bel casino qui. No. Prego, continua. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Prima i ghoul di Lexington, ora questo casino. Brutta storia. Non sai quanto sia vero. A ogni modo, no. Abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti, ma... beh, abbiamo un'idea. Sentiamo. Sturges, diglielo. C'è un Vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh...
Sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Mi piace. Sì, lo immaginavo. Protezione più un piccolo bonus. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Mitragliatore a canne rotante. Ora sì che si ragiona. Vero? C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Se posso, vi aiuterò. Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerla. Dove trovarne una. È giù, nei sotterranei. Chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose. Le sistemo. In effetti ho già recuperato un nucleo di fusione. Siamo a posto. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore. Bene. Attento. Sì. Tu. Signora. Dogmeat ha trovato un valido aiuto. Quindi è il vostro cane? No, non è uno spirito libero. Hai detto che l'hai visto. Sono le sostanze. Conferiscono le visioni alla vecchia mamma Murphy. È così da che ho memoria. Visioni? Posso vedere parte di ciò che è stato e di ciò che sarà. E anche parte di... Al momento vedo che sta arrivando qualcosa. Che cos'è? Mamma Murphy, dimmi di più. Vedo... Oh, è terribile! Artigli, zanne e corna! Il volto stesso della morte! È tutto quello che vedo. Tutto qui. Ora devo riposare. E tu hai qualcosa da fare. Fai parte della squadra di salvataggio? Quassù! Capo! C'è qualcuno quassù! Nervi salti, tu li vedi? Ciao! Perché non scendi? Fammi dare un'occhiata alla tua! I pochi sono in grado... Calma! Sei mio! Finito?
Dove sarà? Forza, lattina ambulante! Sforzati, mamma. Stai bene. Sto bene. Preston, smettila di preoccuparci. Scusa. È stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto. Ora ve la caverete. Sì, almeno... Ascolta, quando ci siamo conosciuti... Non l'ho fatto per soldi. Ehi, mi dispiace. Minutes, sai, man. Mi ricordi i miei amici. Dovresti venire con noi a Sanctuary. Già i miei problemi. Beh, questo è vero, certo. Perché ho visto il tuo destino e so cosa provi. Per favore, dimmi. Devo sapere. Sei un uomo fuori dal tempo. Cazzate, stai cercando di fregarmi. Oh, no, no. A volte... Le visioni sono annebbiate, ma non me, e persino io, nella grande... Che cosa c'è, Adai? Ascolta. No, Mama Murphy, ne abbiamo già di... Cusso. Ottimo. Quella robaccia ti ucciderà. Ci Preston,
Prima o poi moriamo tutti. Avremo bisogno delle visioni. E anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno. Ora va. Sanctuary ti attende. D'accordo, gente. Grazie a questo provvidenziale aiuto, la strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Mama Marty conosce. Sanctuary. Non è lontano. Che conosce? Che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe? E ora vorresti che partissimo per un'altra ricerca inutile basata su Mama Murphy l'ha visto? Beh, aspettate. Di... Calmatevi tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto? Quindi, Marcy, hai un'idea migliore su cosa dovremmo fare? Qualcuno? Bene, dunque. E Sanctuary sia. Speriamo solo che risponda alle aspettative. Forza, June! È tempo di andare! Oh. Ok. Ricordatevi il prezzo che abbiamo dovuto pagare per arrivare fin qui. Muoviamoci. Vado avanti io. Restate tutti vicini. Ti seguiamo, capo. Ehi! Qui! Ancora non ci credo che abbia fatto... fuori quell'affare. Ne avevo mai visto uno da vicino. Sono felice che sia morto.
Dove andiamo, Marcy? Non preoccuparti, June. Andrà tutto bene. Tu resta con me. Oh. Iniziano a stancarmi! Siamo in debito con te. Stai bene? Lo sapevo che era da qualche parte vicino a Concord. Allora questo deve essere l'Old North Bridge, dove sono stati esplosi i primi colpi durante la rivoluzione americana. È la cosa più bella che vedo da quando abbiamo lasciato qui. Non so di che parte.